Ciao a tutti, sono di nuovo qua con voi con una nuova diretta. È un po' storto il cellulare, con una nuova diretta. Una nuova diretta per il mese di maggio, una serie di dirette che parlano, come ho scritto il titolo, ai capelli rovinati. Una serie di dirette che vi spiegano come avere capelli belli, sani, del perché tante volte ti trovi con i capelli sfruttati. Cosa vuol dire capelli sfruttati? Vuol dire capelli che ormai non hanno più una consistenza, capelli che non riesci a gestire da tanto sono rovinati. Io sono Rosy di Parrucchieri Revolution e mi occupo di salute e bellezza del tuo capello. E insieme al mio socio Paolo ho scritto un libro, Revolution Weight. Come avere capelli belli e sani anche a casa. Tutti i nostri consigli, tutti i miti da sfatare per te, tutto quello che devi sapere per avere i capelli belli e sani. Ti hanno rovinato i capelli. Aiuto, ti hanno rovinato i capelli. Questo è il messaggio di Valentina che ci è arrivato un po' di tempo fa. Una nuova cliente, chiaramente, a cui hanno rovinato i capelli, ma veramente rovinati, devastati addirittura. Una storia di allungamento. Valentina voleva farli crescere e per avere velocemente il capello lungo, si è fatta convincere a fare un bell'allungamento. Sì, perché tanto hai i capelli anche sottili, quindi prendono più volume, avrai una massa maggiore e avrai il capello lungo subito e immediatamente come piace a te. Si è fatta convincere, bellissimo. Gli è piaciuto tantissimo perché era quello che desiderava veramente da tantissimo tempo, perché non riusciva mai a farli crescere. Le crescevano poco, niente, non riusciva. Il suo desiderio era quello di avere i capelli lunghi. Sono riusciti finalmente a farglieli con un allungamento. Li ha tenuti su un po', d'accordo col suo parrucchiere, li ha tenuti su 3 mesi e poi con lui hanno programmato la successiva rimessa, no? Tante di voi che magari l'hanno fatto o comunque per sentito dire, si applicano queste ciocche ai capelli, dopo un tot di tempo c'è la ricrescita e quindi automaticamente vanno tolte e riposizionate vicino all'attaccatura, quindi avevano già programmato questa cosa. Niente, ci racconta che appunto va a farsele togliere per rimetterle, ma quando gliele toglie, nel momento in cui gliele toglie, nota Valentina una massa di capelli incredibile che viene via insieme ai suoi capelli. Ma perché? Ma per come? Com'è possibile? I miei capelli, eh? E il suo parrucchiere le spiega che è tutto normale, perché comunque i capelli che avrebbero che sarebbero dovuti cadere nel tempo di questi 3 mesi, erano intrappolati nel, per cui li ha persi, no? Sono venuti via insieme all'allungamento. Niente, si fa riconvincere, rimette, ma ahimè, la volta dopo, successiva che li toglie, i suoi capelli sono due. Da quattro che erano, sono diventati due. Cosa vuol dire? Che il capello di Valentina non esisteva più. Disperata è venuta da noi. E questo è quello che lei ci ha raccontato, la sua storia. E vi assicuro che i capelli di Valentina erano veramente devastati quando è venuta da noi. Non aveva più capelli praticamente, erano tutti spezzati. Alla radice c'era il capello, ma sul resto, praticamente dai 3 mesi di ricrescita in poi, vi dico che il capello era un quarto di quello che era sulla radice. Ci abbiamo messo veramente tanto a far riprendere i capelli di Valentina. Ci abbiamo messo quasi
non vorrei dirvi una cavolata, ma quasi un annetto tra trattamenti in salone, l'uso di prodotti adeguati a lei a casa, adatti per cercare di aiutarla il più possibile anche a casa, prodotti adeguati che riuscissero a dare consistenza al suo capello, che riuscissero a farle crescere più velocemente i capelli. Capite che un anno di trattamenti, se avesse evitato di fare l'allungamento, in quest'anno qua i suoi capelli sarebbero diventati comunque bellissimi, lunghi, come lei desiderava, senza doversi rovinare i suoi. Quindi, cosa voglio dire con questa storia? Cosa voglio dire con la storia di Valentina, raccontandovi la storia di Valentina? Che se vuoi i capelli lunghi, devi saperli curare. Non farti fregare con l'allungamento, ma tagliali più frequentemente, che così la punta rimane sempre sana e la radice si allunga, la radice crea un capello sano. Utilizza dei prodotti a casa idonei al tuo capello, non lasciarli andare, cura la lunghezza, cura la tua radice utilizzando prodotti naturali, idonei alla tua pelle, che non ti creano problemi, che non ti creano controindicazioni, e fatti fare dei rigeneranti anche quando vai dal parrucchiere, così la tua pelle e il tuo capello saranno più sani e cresceranno più velocemente. Non ti far fregare da tutti questi palliativi per avere i capelli lunghi, se no farai la fine di Valentina, che non avrà i capelli lunghi comunque e i suoi saranno devastati. Mi raccomando, 0371 898900, 340 9973923 è il nostro cellulare, contattaci. Se vuoi far crescere i capelli, se vuoi i capelli lunghi, contattaci, ti daremo tutti i consigli per arrivare più velocemente ad avere i capelli come vuoi. Ora ti auguro buon appetito e ci vediamo alla prossima diretta. Ciao a tutti!